Buongiorno amici trader e bentornati al nostro consueto appuntamento con le analisi tecniche di Finanza Online. Si chiude la settimana di borsa e insieme vedremo come sempre il FTSE MIB e poi due titoli high tech, ovvero l'americana Apple e poi STM. Da un punto di vista tecnico, la situazione del FTSE MIB all'indomani appunto del meeting della Fed non ha visto grandi cambiamenti. L'indice rimane intorno a area 21.400 punti, apre leggermente positivo, diciamo i livelli da monitorare rimangono gli stessi. Al ribasso ovviamente un primo supporto importante è quello dei 21.122, che in caso di break potrebbe aprire a ulteriori ribassi fino a 20.236 punti, che è già un livello di supporto piuttosto importante. Al rialzo invece confermiamo l'importanza dei 22.000 punti come target rialzista e come anche resistenza molto importante. L'abbiamo fatta vedere anche diverse volte, come vedete appunto per diversi mesi, no? Nel 2018 questo livello appunto svolto ruolo di supporto e di resistenza. In caso di break dei 22.000, allora ovviamente vedremo quando ci arriveremo, l'indice potrà proseguire verso i massimi raggiunti a maggio del 2018. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Apple ieri ha chiuso una seduta in netto rialzo, il titolo si avvicina così alla resistenza dei $200 con un quadro grafico che rimane positivo. Rimane positivo, lo vedete, sia in termini di volumi, che come vedete sono in rialzo su questa salita, quindi questo è un segnale sicuramente positivo. Lo dà anche un segnale positivo il nostro oscillatore preferito RSI. Perché? Perché è andato in forte ipercomprato. Questo, se è vero che da una parte potrebbe generare, tutto ovviamente da vedere, del un po' di presa di profitto magari sul raggiungimento dei $200 con un'uscita appunto dall'ipercomprato, però significa anche che le pressioni rialziste sono nettamente dominanti sul titolo e che tra l'altro appunto non abbiamo divergenze, ma anche il momentum accompagna questa fase rialzista. Quindi diciamo nel complesso appunto un quadro positivo per il titolo. Chi fosse già entrato approfittando appunto di questo rimbalzo dei titoli FANG, non vi sono ragioni per uscire, almeno per il momento, e chi volesse entrare invece sul break dei $200 con conferma magari di volumi e volatilità, assolutamente può essere un'occasione per andare poi a prendere i massimi a $233. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122. Apre in forte rialzo STM con un guadagno di quasi il 2%, il titolo cerca di rompere la resistenza statica dei 15 euro, che è già un livello importante, o meglio da monitorare a mio avviso è la fascia di prezzo compresa tra i 15 e poi come vedete i 15 e 9 euro, ovvero il 38,2 di Fibonacci. Superata questa fascia, diciamo che il titolo di fatto esce dalla fase di correzione, può tornare verso i 20 euro, quindi da monitorare anche qui sempre volumi e volatilità. Vedete che in queste ultime sedute i volumi hanno comunque più o meno accompagnato il titolo, RSI è in crescita comunque sopra il livello del 50, quindi diciamo per il momento il titolo ha un'impostazione positiva. Diciamo che un break dei 13,73, lo vedete, questo livello di supporto ci darebbe magari un segnale di debolezza, quindi quello sarebbe da monitorare con target a 12,14, però finché questo livello non viene infranto su una rottura, quindi dicevamo finché questo livello non viene infranto al ribasso, per chi fosse già entrato non ha ragioni per uscire. A rialzo invece chi volesse provare un ingresso conviene, allora, o proprio operazioni di breve al break dei 13,73 con di fatto target a 15,9, quindi c'è un 6% più o meno di potenziale upside, se no appunto sulla rottura di questo livello, quindi 15,9, darebbe una conferma effettiva di ripresa di forza per il titolo, con poi prosecuzione probabilmente verso i 20 euro.
unico pre-cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.